Allora, riassumo quanto abbiamo visto nella lezione precedente, dove abbiamo cominciato a parlare delle forze. Le forze sono un caso particolare di vettori. Abbiamo visto a suo tempo lo spostamento e l'altra volta abbiamo discusso delle forze. Le forze in generale, è un argomento che vedremo molto approfonditamente anche nei prossimi anni, sono in fisica tutto ciò che contribuisce, che causa alterazione dello stato di moto, okay, di un oggetto. Posso però anche causare deformazioni, come nel caso della molla. Okay? Esempi di forze che abbiamo visto fino adesso, cioè la volta precedente, le forze più semplici con cui abbiamo a che fare sono normalmente la forza peso, che è la forza con cui ogni corpo sulla superficie della Terra viene attratto verso il centro della Terra stessa, e abbiamo visto anche la forza elastica. Le è quella con cui una molla reagisce alle deformazioni, o se preferite, per riuscire a deformare una molla devo vincere la sua forza elastica, cioè la tendenza che ha la molla a rimanere nello stato in cui si trova. L'altra volta non so se l'ho specificato, cosa si intende per elasticità di un corpo? Si dice che un corpo è elastico se può essere deformato da una forza e in assenza, una volta che uno toglie la forza che causa la deformazione, il corpo ritorna nella forma di partenza. Quindi mi spiego meglio, se prendo la molla, la allungo e poi la lascio andare, la molla torna alla lunghezza da cui era partita. La proprietà inversa è quella di plasticità. Un corpo invece si chiama plastico se la proprietà è opposta, cioè se posso deformarlo, e una volta che il corpo è deformato, se tolgo la causa della deformazione, ce lo lascio andare, mantiene la forma che ha acquisito. Allora si chiama plastico. La plasticità è la proprietà di poter modellare un corpo, cioè di dargli una forma particolare. E questa forma viene mantenuta anche dopo che la causa della deformazione viene rimossa. Ok? Sicuramente da piccolo avete giocato con la plastilina o col pongo, quello è un tipico corpo plastico. Cioè lo sagomo come voglio, una volta che ho finito lo lascio così e non è che torna come era prima, a forma di blocchetto, non rimane come l'ho modellato. Quella è plasticità. Elasticità invece è la proprietà di un corpo di subire una deformazione e una volta che la causa deformante viene rimossa, torna alla sua forma iniziale. Ok? Abbiamo anche visto che la forza con cui la molla reagisce alla deformazione, F, è proporzionale al suo allungamento o schiacciamento. La lunghezza della molla, L, può sia aumentare che diminuire. La variazione della lunghezza prende il simbolo di delta L. Tra le due grandezze fisiche, attenzione, F è una forza, si misura in newton, delta L è una lunghezza, si misura in metri, le due grandezze sono proporzionali e K, la costante di proporzionalità, prende il nome di costante elastica della molla. Ok? E se F si misura in newton, quanto è una forza, e L in metri, la costante elastica K si misura in newton fratto metro. Quindi, se vedete algebricamente, qui per avere K devo dividere a destra e a sinistra per delta L, quindi viene newton diviso metro. Ok? Una molla molto rigida ha una costante K grande, numero elevato, perché? Perché significa che per farla aumentare anche di poco la sua lunghezza devo usare una forza intensa. E viceversa, una molla molto morbida ha una costante elastica piccola, per cui con una piccola forza riesco ad allungarla tanto. D'accordo? Per esempio, non so se avete sicuramente visto qualche volta le molle che ci sono in particolari tipi di veicoli, per esempio le biciclette, le mountain bike,
dove devono affrontare terreni molto accidentati, che okay, quelli hanno molle, gli ammortizzatori sono fatti a molla con molle molto rigide, per cui si deformano poco anche in presenza di grandi forze, cioè servono a smorzare le forze di impatto con il veicolo, con le buche o i massi del terreno. D'accordo? Tutto chiaro fin qua? Questo l'avevamo già visto anche la volta scorsa. Ok? Due parole ancora sulla forza peso. La forza peso P, indicata normalmente dalla forza P, è una forza, faccio fare un disegno, questo è il suolo, se qui ho un sassolino o qualsiasi corpo, la forza P è la forza con cui questo oggetto viene attratto verso il basso, quindi verso il centro della Terra, ed è perpendicolare in ogni punto alla superficie, quindi è diretto lungo la verticale. Per quel punto, d'accordo? E di fatto il peso e la massa sono due grandezze direttamente proporzionali. Anche in questo caso, mentre il peso è una forza, m è uno scalare, la massa, la costante di proporzionalità tra peso e massa prende il nome di g, che ricorda la gravità terrestre, ok? E di fatto è la stessa per tutti i corpi. Cioè, per tutti i corpi sulla superficie terrestre, il peso, la forza con cui la Terra li attira e la loro massa sono due grandezze direttamente proporzionali. Di fatto, quindi, G piccolo è il rapporto tra peso fratto massa e misura sulla superficie della Terra 9,81, il testo 19,8, diciamo, noi siamo un po' più precisi, newton fratto chilogrammo. Quindi G, che è la forza di gravità, è un rapporto. Attenzione, G è un'accelerazione, ma questo lo vedremo più avanti. G, se puoi chiamarla la costante di proporzionalità tra peso e massa, per adesso è il termine più preciso. Fammelo scrivere qua sotto, così è più chiaro. La costante di, questa è una T, scusate, proporzionalità tra peso e massa è la stessa per tutti i corpi. Ok? Questo valore è quello che vale sulla Terra. Se cambiassimo corpo celeste, sulla Luna vale 1,6 newton su chilogrammo, su Marte 3,7 mi pare. Quindi ogni corpo celeste ha il suo. Okay. La massa è la stessa, il peso è proporzionale alla massa stessa, con una costante che dipende dal corpo celeste sul quale mi trovo. D'accordo? Ok? Possiamo mettere insieme queste due, le proprietà di queste due forze per, come si dice, tarare il nostro dinamometro oppure tarare la nostra molla in modo tale che ci permetta di misurare masse ignote. Ok, per quale ragione? Beh, immaginate, lo vedremo a brevissimo, possiamo quindi usare queste proprietà per tarare una molla. Che significa tarare una molla? Stabilire la relazione, la corrispondenza tra l'allungamento della molla e la forza applicata, che nel caso sia la forza peso, mi dà direttamente la massa. Immaginate di avere questo che sia il soffitto del nostro laboratorio. Al soffitto appendiamo una molla. Ok? Quando alla molla non appiccico niente, ha una lunghezza, chiamiamola L0, lunghezza a riposo. Se poi ci appendo un pesetto, quale che sia, poca importanza, allora la molla si allunga, chiamiamolo L, qui c'è un corpo di massa M, e al corpo è applicato un certo peso, il suo peso P, ok? Allora la forza elastica F, con cui la molla tenderebbe a tornare nella sua lunghezza di partenza, vale K volte costante elastica per l'allungamento della molla, delta L.
dove per delta L si intende la lunghezza attuale meno quella a riposo. O se preferite, se prendiamo questo come riferimento, ecco la lunghezza della molla quando non c'è attaccato niente, il delta L è questa distanza qui, la variazione dell'allungamento in questo caso della molla. Ok? Se invece la lunghezza della molla si accorciasse, avrei un delta L negativo, perché sarebbe più corto di quello che era prima. Ok? Come per esempio succede, non so se forse ce l'avete anche a casa, sapete le bilance pesa persone che sono per esempio in bagno, sono fatte a pedana. Fatemi fare un disegnetto qua sotto. C'è una pedana, questo è il pavimento. Scusate, lo volevo in nero. Ecco qui. Idealmente fatto in questo modo. Qui c'è la molla. La persona sale sulla pedana e legge l'indicazione sulla sua massa. In realtà cosa fa la bilancia? Misura lo schiacciamento della molla. Converte lo schiacciamento prima in peso e poi in massa e restituisce con l'indicatore digitale o analogico che sia il valore della massa di quanto è appoggiato sulla pedana stessa. Okay? Chiaramente le bilance pesa persone sono tarate per funzionare sulla Terra. Se io portassi questa bilancia su Marte mi darebbe una massa sbagliata. Perché? Perché è tarata per il fatto che la massa di quello che ci metto sopra la bilancia ha una certa proporzionalità col peso, okay? Perché la bilancia misura in modo diretto il peso, poi converte il peso in massa, come fa con lo schema che stiamo vedendo adesso. Se abbiamo appeso il corpo M alla nostra molla, ok, al posto della forza F, qual è la forza che deforma la nostra molla? È il peso di M, quindi è M per G, che vale k volte delta L. Quindi se mi interessa la misura di M, divido questa relazione per G e ottengo che la massa del corpo appeso alla molla sarà k volte l'allungamento della molla diviso la costante di proporzionalità tra peso e massa. Ok? Questa costante, chiamiamola, questo rapporto K su G è quello che mi permette di utilizzare la molla, per esempio, per misurare la massa di un oggetto che io ci appendo. Quindi il rapporto Tra la massa appesa alla molla e il suo allungamento, chiamiamola, se volete, possiamo chiamarla C. E per avere un'idea di C mi basta anche una sola misura. Mettiamo una massa nota e misuriamo il rapporto tra quanto abbiamo appeso e di quanto si è allungata la molla. Una volta che ho questo valore, posso misurare la massa di qualsiasi oggetto che appendo. Ok? È tutto chiaro per adesso? Perfetto. Allora adesso andiamo in un laboratorio virtuale. Quello del pH e T. Questo è un sito, si trova anche l'app, io ho installato l'app sul tablet, potete farlo anche voi, e la sigla significa Physics Education Technology, cioè tecnologia per l'istruzione, per l'insegnamento della fisica. È una serie di applicazioni, di app, prodotte negli Stati Uniti presso l'Università del Colorado. E questa particolare università ha avuto a suo tempo un professore di fisica che ha avuto il premio Nobel e quando il professore è andato a ritirare il Nobel ha detto: ok, fino adesso mi sono occupato di questo argomento, era l'elettrodinamica quantistica, d'ora in poi farò qualcosa di veramente difficile, mi occuperò di come si insegna fisica. E ha sfruttato il premio Nobel per istituire un laboratorio, un ente di ricerca che si occupava proprio di creare strumenti per la didattica. E hanno fatto un ottimo lavoro, ho incontrato queste persone diverse volte in diversi congressi e sono molto molto in gamba. Adesso vediamo. Qui io l'ho aperta sulla mia app, ripeto, vediamo, eccola qui, andiamo su masse e molle, introduzione.
e clicchiamo sulla prima delle opzioni, quella la tesa, ecco, questa. Se chi non ha la app installata sul proprio dispositivo può operare in questo modo. Vediamo se riesco a mostrarvi. Ecco, andiamo su Chrome, per esempio, apriamo una pagina vuota. Ecco. E digitate PHET simulazioni. C'è anche la versione italiana, non so se lo conosco. Ecco, la prima opzione che vi esce è quella giusta. Cliccate su questa. Ci uscirà un elenco. Okay, andiamo su simulazioni qua in alto. Ditemi se riuscite a seguire. Andiamo su fisica. E vi esce l'elenco che prima io avevo sull'app. Scorrete un po' più avanti. E ce ne sono di tutti i tipi. Ecco qua quella con lo sfondo giallo, ma se mo l'introduzione è quella con cui lavoriamo oggi. Cliccate una volta su questa. Sono troppo veloci, ci siete? Avete fatto? Chi ha ancora qualche difficoltà? Rifaccio? Esatto, dimmi. Sì, massimo l'introduzione. Dopo vi spiego qual è la differenza. Ci siete? Clicchiamo su play. Ecco, così dopo abbiamo lo stesso tipo di finestra, quindi ecco, tesa la prima opzione. Ecco, adesso torno sulla schermata della. Ecco, sì, tesa. Ok. Qui. Anzi, fatemi fare una cosa così. Prendiamo una foto e la inserisco nei nostri appunti. Così ce l'abbiamo anche dopo. Ecco. Questa è la nostra schermata. E qui riesco a scrivere anche tra l'altro. Qui abbiamo due molle. Non so se riuscite a vederle, quella a sinistra è quella su cui lavoriamo, chiamiamola molla 1. Ok, poi abbiamo diversi strumenti. Qui abbiamo dei pesi noti, o delle masse meglio, masse note, tutte con la loro misura, 100 grammi, 200, 50, 100, eccetera. E poi qui abbiamo masse ignote. Qui, queste sono masse ignote da misurare, quindi. Ok? Qui abbiamo un altro strumento di misura che è il righello. E qui abbiamo diverse opzioni interessanti che useremo a breve. Poi qui, non so se riuscite a vederlo, in questo punto, c'è un cursore che ci permette di regolare la rigidità della molla 2 e qui quello della molla 1. Per adesso quelli li lasciamo dove sono. Ok? D'accordo? Allora, torniamo al nostro laboratorio e per prima cosa ci occupiamo di tarare la nostra molla, cioè di capire qual è la costante di elasticità della molla, per esempio 1, lavoriamo con quella di sinistra. Prendiamo in alto a destra, vedete c'è scritto lunghezza a riposo, spunto qui sopra e vedete che qui mi appare una riga orizzontale in viola in realtà, che segna la lunghezza di riposo. Quindi in realtà non devo misurare la lunghezza perché parto a misurare gli allungamenti da lì, quindi ho un vantaggio, faccio una misura di meno. Dopodiché prendo il righello, lo sposto e metto lo 0 in corrispondenza di questa riga tratteggiata quanto più possibile, non è sempre facilissimo, eh. Dipende un po' dalla sensibilità del nostro schermo, col computer è un po' più facile. Ok? D'accordo? Adesso cosa facciamo? Beh, la cosa più semplice da fare è appendere alla molla un corpo di massa nota. Quindi
Quindi presiamo quello più facile, 100 grammi. Lo appendo. Ecco, vedete che la molla di suo, la molla reale, lo faremo questo in laboratorio appena possibile. Cosa fa? Se tu gli appendi un peso sopra, comincia a oscillare, no? E riuscire a fermarla, nel caso del laboratorio virtuale, nel laboratorio reale, la tieni con la mano finché non si ferma. Qui è un po' più difficile. Allora, questa simulazione è facilitata perché. Perché la molla, quando tu gli appendi sopra il pesetto, va nella sua posizione di riposo e rimane lì, cioè non oscilla, è come se avesse un attrito molto molto forte, ok? Dopodiché, una volta che la molla si è equilibrata sulla nuova lunghezza, clicco qua in alto a destra, spunto, posizione di equilibrio, e mi appare un tratteggio verde orizzontale. Con questo posso leggere qual è la nuova lunghezza della molla, cioè il suo allungamento. Io leggo qui circa 16 centimetri. Più o meno, ok? Sul computer è più facile, sul cellulare è un po' più difficile. Allora, cosa succede? Torniamo nei nostri appunti e vado a segnarmelo. Quindi abbiamo usato, quindi abbiamo stiamo facendo la taratura della molla. Abbiamo preso una massa, chiamiamola M1, di 100 grammi. Abbiamo misurato un allungamento delta L di, cos'erano, 16 centimetri, mi ricordo bene? Sì, 16. Quindi 16 centimetri. Convertiamo tutto nell'unità di misura standard, che sono metri e chilogrammi. Quindi abbiamo 0,16 metri, divido per 100, qui divido per 1000 abbiamo 0,1 kg. Ok? Quindi se la massa è di 0,1 kg, significa che il peso, quindi la forza esercitata sulla molla, chiamiamola P1, vale M1 per G, quindi vale M1 che è 0,1 kg, per G che è 9,81 newton fratto chilogrammi, cioè la forza applicata alla molla è di 0,981 newton. Moltiplicare per 0,1 vuol dire divisere per 10 in sostanza. Seguite tutti? Tutto chiaro? Perfetto. Dopodiché adesso usiamo le proprietà elastiche della molla. Sappiamo che la molla si è allungata, scusate, qui scriviamo per completezza delta L1, cioè l'allungamento per la prima massa pesa. Sappiamo che il peso P1 è responsabile della deformazione della molla, cioè varrà K volte delta L1, con K che ancora non lo conosco. Quindi da qui ho che la costante elastica della molla sarà il peso appeso alla molla, scusate il gioco di parole, diviso il suo allungamento. Quindi avremo 0,981 newton diviso 0, cos'erano 16 metri. Quindi viene, fatemi fare questo veloce calcolo, 0,981 diviso 0,16 viene circa 6,13125 newton fratto metri. Questa è la costante elastica della nostra molla. Fatemela riscrivere qui. Ok. Ok. Oppure, se vogliamo avere qualcosa di un po' più rapido, possiamo dire, beh, MU, il peso, P1, è M1 per G. Questo vale K volte delta L1. Quindi M1 vale K volte delta L1 fratto G. E questa è la nostra, che abbiamo chiamato prima C, la costante di taratura in termini di massa e di allungamento. Ok? Quindi qui avremo che cosa? Che C possiamo esprimerlo come la massa fratto l'allungamento, cioè 0,1 kg. Diviso 0,16 metri, che
fatemi rifare anche questo calcolo, viene 0,625 kg ogni metro. Questo cosa significa? Significa che se io appendessi sotto la molla una massa di 62,5 kg, questa si allungherebbe di 1 metro. Ok? D'accordo? Tutto chiaro? Perfetto. Adesso invece passiamo a misurare, dopo aver tarato la nostra molla, quindi abbiamo questo dato, cioè questa relazione, oppure questa, che ci permettono di calcolare la massa, dove l'ho scritta, non l'ho scritta, eccola qua, con la K, di calcolare la massa una volta che abbiamo misurato l'allungamento. Quindi in generale, conoscendo l'allungamento, la massa la misuriamo come K, costante elastica della molla, diviso G, rapporto tra massa e peso, per l'allungamento della molla stessa. Ok? Sfruttiamo questa relazione, quindi questa si chiama la taratura della nostra molla, per misurare delle masse ignote. Quale? Beh, cominciamo con la prima. Per esempio, adesso tolgo i 100 grammi. Li rimetto qua nella loro custodia, prendo per esempio quella rossa, il pesetto che è colorato di rosso, lo appendo alla molla e vedo che, adesso io qui ahimè ho qualche difficoltà a leggere, mi sembra che siano 12 centimetri, in realtà è a metà strada tra 12 e 13, diciamo che sono 12, dai. Allora diciamo, misuriamo la massa rossa, quindi massa rossa, chiamiamola MR. Ok? In realtà la nostra misura diretta è l'allungamento delta R con la massa rossa, che è 0,12 centimetri, metri, scusate, 12 centimetri, 0,12 metri. Ok? Con questa misura possiamo ricavare la massa. D'accordo? Quindi abbiamo che la massa del pesetto rosso vale C volte, cioè K diviso G, per l'allungamento della molla quando appendo la massa rossa. D'accordo? Quindi qui abbiamo K che era 6,13125. Non ricordo più. 1,3125. Questo erano, aspetta, cos'era? Newton fratto metri, e sotto abbiamo 9,8 newton fratto chilogrammi per l'allungamento che è 0,12 metri. Se preferite possiamo utilizzare il rapporto già visto prima di K fratto G, che era 0,625. Questo erano chilogrammi fratto metri per 0,12 metri e otteniamo 0,625 per 0,12, 0,075 kg, cioè 75 grammi. Dimmi. Ne abbiamo 0,625 kg fatto. Questo Metri. dice Certo, per 0,12, questo ok? è un per, questa è una frazione. Ok, e questo 0,625 Va moltiplicato per 0,12 e ottieni questo. ma è il risultato della divisione tra il 6. No, è un prodotto. Questo numero per questo fa 0,075. No, Poi. dico 0,625, però Sì, dico. certo, è questo rapporto 6,13 eccetera diviso 9,81. Ok, perché mi ero perso un attimo. Nessun problema. Quindi la massa rossa è
misura, scusate, 75 grammi se preferite, 0,075 kg. Ok? È tutto chiaro fin qui? Allora, ne facciamo ancora una, poi lascio a voi la terza, prendiamo... No, qui ce ne sono solo due. Ah, sì, giusto, non è ancora qua. Questa la tolgo. Prendo quella blu, la appendo. Beh, questa è facile perché si posiziona circa a 16 gra... a 16 centimetri, quindi vuol dire che pesa quanto? Qual è la sua massa? Se sono 16 centimetri di allungamento... Sarà 100 grammi, non come quella di prima. Cioè, se io tolgo questa e metto i 100 grammi di prima, vedo che l'allungamento è 16, quindi siamo, l'allungamento è lo stesso, parità di massa, di allungamento avrò parità di masse, no? Quindi andiamo direttamente Sì, sarà un a po' di scrivere meno perché che, mi ricordo che il 16 era più la stessa. se grosso modo, cioè, ma siamo là, dai, io non riesco a distinguere bene perché è un po' troppo piccolo. Allora, se ho la massa blu, l'allungamento, chiamiamolo delta LB, anche qui 0,16 metri, e quindi, operando come prima, la massa del pesetto blu sarà 100 grammi, o se preferite 0,1 kg. Ok? Ci siamo? Provate, con la stessa procedura, a utilizzare quanto abbiamo appena visto e usare la nostra taratura per misurare la massa del pesetto verde. Hai perso qualcosa, vuoi che ripeto? Sì, una cosa. Dimmi. Ok. Massa verde. Quindi M, chiamiamola V. Quanto misura? Beh, basta andare a misurare l'allungamento della molla delta LV che otteniamo appendendo il pesetto verde sulla molla. Ok? Devo ripetere qualcosa? Riuscite a vedere? No, sopra è 0,1 kg, qui ho scritto male, 0,1. ma sono chilogrammi. Ecco fatto. Prego? Allora, andiamo a vedere, appendiamo il pesetto verde. E sì, l'allungamento è di circa 33 centimetri. Di conseguenza, 33 centimetri, o se preferite 0,33 metri, la massa del pesetto verde varrà, stessa considerazione di prima, 0,6, cos'era, 2,5 chilogrammi fratto metri per 0,33 metri, e quindi otteniamo 0,625 per circa 0,20625 chilogrammi, quindi circa, approssimiamo al grammo, 206 grammi. Ok? Ci sono domande? Adesso vi faccio una domanda difficile. Torniamo nel nostro laboratorio. Allora, qui, a voler essere onesti, noi facciamo, grazie, una misura diretta della massa o della lunghezza? Cos'è No. che misuriamo direttamente? Misuriamo direttamente una massa o una lunghezza? Una lunghezza. La massa in realtà la calcoliamo, giusto? Perfetto. Allora, domanda obiettivo, l'obiettivo qual è? Ok, abbiamo il nostro strumento per misurare le masse, va bene. Qual è la sensibilità di questo strumento, del nostro dispositivo, questa, è il, no, qui è il centimetro. Se Il osservi, centimetro. Perché la minima tacca è un centimetro. Allora mi chiedo,
siccome non riesco a misurare variazioni di lunghezza di meno di un centimetro, qual è la sensibilità di questo dispositivo in termini di massa? Cioè, qual è la più piccola massa che posso misurare? Beh, sarà la sensibilità in realtà del mio righello, cioè un centimetro, trasformata in massa. Quindi è tutto chiaro il concetto. Quindi andiamo nella lavagna. Quindi la sensibilità, cioè la nostra delta M, sarà il fattore di prima 0,625 kg al metro per la minima distanza che rilevo, che è un centimetro, quindi 0,01 metri. Ok? Quindi di conseguenza cosa ottengo? Risposte 2 sono circa 0,0625 kg. Punto 625 e quindi in termini di grammi sono circa, diciamo, 6,25, approssimiamo a 6 grammi. Quindi la minima massa che riusciamo a misurare è 6 grammi. Quindi se avessimo due pesi diversi, per capirci, la cui massa sia diversa per meno di 6 grammi, noi non ce ne accorgeremmo. Ok? Allora, Abbiamo un'incertezza. abbiamo incertezza sulla misura, quindi questa è la sensibilità di questo strumento. Suggerimento, provate a casa, se preferite, a lavorare con la mossa 2, con la molla 2, scusate. Cambiando la rigidità, adesso hanno la stessa rigidità, invece che cambiarla 1, cambiamo la 2, la mettiamo un po' più alta, ok? Qui quindi avremo una molla più rigida, cioè si allungherà di meno, e quindi le misure saranno più facili o più difficili? Più Difficile che sarà più difficili, no? facile. Perché avrò meno scarto tra una misura e l'altra. Meglio se la misura fosse con una molla più morbida. Comunque provate entrambi i casi, qua la più rigida e più morbida, e vedere che cosa ottenete. È chiaro che la misura delle masse dipenderà dalla rigidità della molla o no? Cosa? Certo che no, guai se dipendesse. La massa o quella misura? Dipenderanno gli allungamenti, dipenderanno dalla rigidità, ma le masse sono sempre quelle. Ah, sì, ovvio. Chiaro, no? Bon, provate e poi discutiamo la prossima volta. Domani